in quel luogo si andava ad appartare. Dice agli inquirenti: ma non mi stupite se trovate qualche mia traccia organica. Oh, c'è una cosa, scusami. Questo è il punto esatto. Forse arriva con la macchina. Allora no. Un'altra foto. Egli è l'unico testimone di un'aggressione ai danni di Serena Mollicone il giorno della scomparsa. Conosce la ragazza perché le ha dato passaggi in auto. Conosce benissimo il luogo del ritrovamento del cadavere. Alla squadra antimostro serve solo una prova per arrestarlo. Siamo venuti qua sopra la carrozzeria e iniziarono con il Luminor, apparecchio di perquisizione. Che c'era scritto il dottor e loro belli, questo è di Serena Mollicone. Carmine Belli aveva in qualche modo adescato Serena mentre lei faceva l'autostop lungo la strada provinciale Valle dei Nili. Il tagliandino del dottor, perché lo troviamo a casa tua? Non lo so. Locale di pertinenza di Carmine Belli venne trovato un sacco di nylon di color nero sul quale era adesso. Con una pinzetta staccarono quel pezzo di scotch sulla busta, staccarono e lo mandarono alla scendibile. Disse: ecco, questo è quello come quello di Serena Mollicone. Non lo so, quel bigliettino là dentro io non lo so perché si è trovato dentro quello scatolone. Oppure avrò accompagnato Serena, gli avrà caduta dalla tasca. Io quello che ho visto, che ho detto, però ci stanno queste cose che non sono capace neanche io a spiegarti, se c'è qualcuno che mi vuole incastrare, se qualcuno ha buttato quel bigliettino là dentro. Tu sei passato con la macchina, volevi un rapporto sessuale, non c'è stata. Non hai mai diventato, Serena? No. Non hai mai parlato di sesso? No. Oggi a sorpresa il fermo del presunto assassino di Serena Mollicone. Un carrozziere, si chiama Carmine Belli, è un uomo di 35 anni. Quando scende, diciamo, ma è Belli, ma è il carrozziere, ma non è possibile che il carrozziere... C'era talmente gente che sembrava una festa di paese. I giornalisti, ecco, hanno preso il mostro di Arci, tutti quanti a gridarmi. Poi all'una e mezza di notte mi portarono a Castino, al carcere. Io non ho saputo, sono scoppiato a piangere a singhiozzi. Perché, cioè, sapere che quel personaggio può aver ucciso Serena, sapendo che Serena era una ragazzetta che aveva sofferto già da piccolina, insomma, è più crudele di quello che può apparire. Chiedevo a me stesso: perché tutto questo a me? Io non ho fatto niente. Si aspetta da questo processo? Tutta la verità è che purtroppo fino adesso c'è ancora, non è uscita totalmente. Perché lei è sempre convinto che ci sia qualcun altro, vero, dietro Carmine Belli? Ma penso di sì, penso. Cioè, da solo non avrebbe fatto tutto quello che è stato fatto. Confezionate 21 notizie accusatorie. Innanzitutto la questione del tagliandino dentista. Ma scritto il nome di Serena Mollicone, c'era scritto solo un pezzetto di orario e praticamente un giorno della settimana.
lui lavorando come consigliere potesse